a tutti ragazzi, bentornati qui è Lollo. Indovinate sì, su Goal Manager 2017, come sempre, pronti, carichi, andiamo avanti. Sì, andiamo avanti ma con qualche incertezza, perché cosa è successo nelle partite precedenti che non vi ho fatto vedere? Andiamo subito a vederle. Calendario, guardate, l'ultima vi ho fatto vedere purtroppo la sconfitta che c'è stata contro il Bassano, eccolo qua. Poi ho fatto un po' di partite, come vedete. Ci siamo ripresi subito in casa con il Venezia 4-0. La doppietta di Calaiò era tornata grande. Terborg, Barage, molto bene, 4-0, grande, grande vittoria contro i Lagunari. Poi, dopo il 4-0, un pareggio assurdo in trasferta col Feral Pisalò, 0-0, partita un po' così, incerta, pochi tiri in porta. No, scusate, qui abbiamo fatto parecchi tiri in porta e come vedete loro nessun tiro nello specchio della porta, ma abbiamo pareggiato 0-0, si sono difesi benissimo. Poi dopo lo 0-0 abbiamo vinto in trasferta con la Reggiana, il grande derby e un altro derby emiliano interessantissimo, 1-0, cinici, il solito Boa, Kingsley Boateng. Non è finita. Poi Albino Leffe 2-1 in casa con l'Albino Leffe. Eccolo, doppietto del Boa che in questo momento era veramente in grandissima forma. Ci eravamo avvicinati al Bassano, ma poi che è successo? In casa con Virtus Francavilla, Coppa Italia, Lega Pro, terzo turno, che è successo? 1-1, abbiamo perso i rigori. E qui ci sono iniziate le incertezze della squadra. Abbiamo giocato male contro questa squadra, come vedete, guardate, abbiamo segnato nei supplementari al 100° loro, al 116° Calaiò pareggio, poi proprio Calaiò che va a sbagliarmi il calcio di rigore decisivo e abbiamo perso 5-4 rigori, come vedete, in alto. Quindi iniziamo, poi che succede? Veramente il disastro. Sabato 17-12 in trasferta col Teramo, 16° in classifica era il Teramo, abbiamo perso 3-0. Partita che qui forse voi vedete le statistiche, abbiamo fatto dei tiri in porta, ma veramente scandalosa. Lì mi sono veramente incavolato, un 3-0 netto del Teramo. Prima vera brutta sconfitta del Parma, mai giocata questa partita. E poi l'ultima, lunedì, quindi abbiamo finito il girone d'andata, iniziamo il girone di ritorno col Sud Tirolo Alto Adige, come potete vedere, 26-12, 2-2, pareggiamo in trasferta, partita insidiosa. Anche qua abbiamo rischiato molto, poi abbiamo pareggiato sempre col solito Emanuele Calaiò, Scavone è rientrato. Bene o male questa l'abbiamo giocata, come vedete anche tiri in porta, guardate quanti. Questa l'abbiamo giocata molto meglio, ci siamo un pochino ripresi, ma vi faccio vedere le competizioni. Guardate il Bassano ragazzi, 53 punti, ne ha persa una sola, ne ha pareggiate due, sempre vinto, 17 vittorie su 20 giornate. Il Parma, eccoci qua, siamo a 12 punti dal Bassano, ma abbiamo il vantaggio di 2 sul Feral Pisalò e 3 su Modena e Reggiana. Veramente tosta la classifica. Ci stiamo giocando i playoff, dobbiamo fare una rincorsa enorme, abbiamo tutto il girone di ritorno, speriamo. Calaiò continua a segnare, io spero in lui. Eccoci qui tornati sull'home page. Che dire, adesso ci vediamo insieme, Parma San Benedettese. Ragazzi, questa la dobbiamo vincere, dobbiamo riprenderci alla grande perché la San Benedettese è ultima in classifica con 9 punti. Se perdo questa veramente è quasi da licenziamento. Non è finito, apro una parentesi. Ho rinnovato il contratto col Parma, volevo dirvi, per altri 2 anni a 300.000 euro all'anno, molto buono. Vi faccio vedere il contratto, info contratto, 300.000 contratto definito, eccolo qua, fino al 30 giugno 2018, me l'hanno rinnovato da pochissimo, è contento il nostro presidente Nevio Scala. Non è finito, vi volevo dire che inizierà a brevissimo il calciomercato e abbiamo venduto, eccolo qua, Felice Vacuo. Che è successo? Come vedete si unirà al Quan Jian il 1 gennaio 2017. Perché l'ho venduto? Perché mi ha iniziato a rompere le palle. Voleva giocare titolare con un Calaiò che ha fatto 19 reti, ragazzi, fra Coppa e Campionato. Ma come faccio a far giocare Felice Vacuo titolare? Cioè, io l'ho anche spiegato, niente. Ha insistito e l'ho messo in vendita, venduto subito. Quindi il 1 gennaio se ne andrà. Voglio anche dare via Matteo Guazzo. Torniamo sulla rosa, che è veramente scarso, guardate. È proprio scarso, 34enne, questo se non riesco a darlo via lo rendo libero, disponibile a parametro 0, quindi me lo tolgo dalla rosa e magari prendiamo 2 attaccanti durante il mercato di riparazione.
Dai, andiamo avanti, ragazzi. Dai, forza, Lollos Club. Oggi ci siete qui in casa, dobbiamo vincere. Andiamo alla partita. Come sempre la presentazione, eccolo qua, 5 gradi al Tardini, 12.000 biglietti su 28.000, comunque non è male per la Serie C. Loro hanno l'allenatore Luca Giannini, 68 anni, giocano un 4-2-3-1 molto stretto, può darci dei problemi, ma abbiamo già vinto nel girone d'andata, speriamo anche in questo. Dai! Formazione, non ve l'ho detto, ma apro una parentesi, abbiamo qualche squalificato e qualche infortunato, un po' una formazione di emergenza. Guardate, infatti, Nunzella, eccolo qua, squalificato, come anche GB Scavone e Terborg infortunato insieme a Medigliari. Terborg sta per tornare, vedete, 3 giorni, Medigliari no, purtroppo, 2 settimane ancora. Ma mi manca tutto il centrocampo, ragazzi, tutto il centrocampo titolare, più il terzino sinistro titolare. Oggi è veramente una partita difficile, infatti in porta, come dicevo, Coric, poi Garufo, Canini, Colericci, mettiamo sto ragazzo, anche se non è granché, guardate, e in mezzo campo Giorgino, Miglietta, Corapi, quindi emergenza centrocampo, Boateng, Baraye sulla sinistra, Calaiò unica punta, speriamo in Boa e Calaiò, ragazzi, avanti subito alla partita. Eccoci entrati, ragazzi, in campo. Salutiamo il nostro allenatore avversario. Dai, entriamo. Bene. Vai in campo, dai, dai, Parma. Su, su. Allo Club tifate, mi raccomando. Partono loro, Lukanovic, Lulli. Calcio d'inizio, Ferrario. Giocano la palla, De Filippo. Rubiamogli subito palla. Su, pressa. Berardocco, Camara. Dai. E pressalo. Camara, fallaccio di Giorgino, subito in avanti la Samb, San Benedettese, punizione per loro, pericolosa Lulli, la botta fuori, iniziano bene, io faccio subito una modifica, aspettiamo però, stanno loro in avanti, da Monte, Di Filippo, da Monte, attenti, Lulli in mezzo, Lukanovic, la botta alta, metto controllo. Voglio il controllo nel gioco. Eccoci, Garufo. Dai, Boa. Boa, dietro per Corapi. Corapi, Ricci. Ricci, ha sbagliato il gol del vantaggio, ragazzo. Il terzino sinistro, mamma mia, che errore. Tanto ha munito per loro Lulli, Frison batte, Ferrario. Hanno anche un mezzo infortunato sulla sinistra, quindi il Boa lì deve approfittarne, vedete? Da Monte. Vai Boa, no, Camara, riescono a prendere un buon pallone in mezzo al campo. Attenti, Berardocco, da Monte, guarda come giocano. Bravo Colì, grande anticipo, Ricci. Largo per Barace, Barace, Corapi, Corapi. Ma no, ma perché tosti in mezzo al campo? Grande Colì, ottimo Colì, davvero capitano. Boateng, il Boa. Lancio stupendo per Calaiò, non credo sia fuori gioco, non lo so. Non sbandiera, quindi non è fuori gioco. Calaiò, dietro, Corapi. La botta, no, addosso a un difensore. Ripartono contropiede pericolosi, Lukanovic. A me sti contropiedi mi fanno paura. Tumminiello. Garufo, fallo di Garufo. Fallo di Garufo. Frison, intanto un altro ammonito per loro, Di Filippo mi pare. Ferrario, lancio lungo. Grande Colì di testa. Però al centrocampo ce lo stanno dominando loro al centrocampo. Non mi piace. Non mi piace così. No, Tumminello. Dai ragazzi, sono ultimi in classifica. Giorgino ruba un gran pallone però qua. Allarga per il Boa. Vai il Boa. Lancio bellissimo per Calaiò. È un po' solo. Barace deve tagliare. Barace deve tagliare. In mezzo. Arriva Corapi. Alto il colpo di testa. Che cavolo fai? Siamo alla fine del primo tempo, Calaiò, batte lui la punizione. Barace, Canini, Canini, Canini. 1-0 Parma. Michele Canini, dalla difesa arriva il gol. Dai, 1-0 sulla Samb. Guardiamolo, Calaiò, la sponda di Barace, bella per Canini. Il sinistro. Non male, non male. Bello schema. Finisce il primo tempo, eccoci alle indicazioni alla squadra.
come stanno giocando il Boa male, ragazzi. Il Boa e Miglietta 6.5 sono i peggiori. Diamogli comunque un po' di fiducia, ma gli do non vi rilassate, perché se no facciamo cazzate. Qui diamogli un po' di energia. Ok, ok, ascoltavo attentamente. Bene, andiamo sull'avversario, vediamo che fanno. Sì, è entrato per loro un trequartista centrale, Vallocchia. Lo andiamo a chiudere come sempre in questo modo. Ecco qua le tattiche. Secondo tempo, iniziamo subito. Calaiò, Miglietta, Ricci, Barage, Giorgino, largo per il Boa. Fai qualcosa, Boa. Vai, Boa, inventa. Bello cross sul secondo palo. Frison, Miglietta, Corapi. La botte Corapi, angolo. Grande inizio. Ho lasciato controllo sulla partita. Non ho messo standard. Ve lo dico, voglio raddoppiare. Voglio essere sicuro in questa partita. Miglietta, in mezzo Di Filippo. Palo laterale. Attenzione, punizione per loro. Berardocco per Tumminello. Attenti, da Monte. Berardocco. Oh, Camara, attenti. Pallotti, grande anticipo di Canini. Barbaraccio anticipato da Monte. Attenzione, chiudi Ricci. Coric deve deviare un tiro cross insidioso. San Benedettese che ci prova. Calcio d'angolo per loro. Troiani, colpo di testa, bravo Giorgino. In mezzo il pallone, bene Miglietta, via, spazza. Era anche fuori gioco di Camara. Fallo laterale per loro, Troiani in mezzo. Ma Calaiò ruba un gran pallone, Calaiò, peccato. Lulli, Frison, Ferrario, va Calaiò, guardate, sta lì che pressa, grande Emanuele. Grande Canini, Giorgino. Coli, allarga il gioco. Corapi, Miglietta. Troppo centrali, ragazzi, allarghiamo il gioco. Tumminello, Vallocchia, Lulli, Damonte, Vallocchia. Questi hanno preso il centrocampo. Camara, attenzione a Tumminello. No, Damonte, fermalo. Oh, fuori, mamma mia, pericolosi, pericolosi. Vanno loro, Lulli. In mezzo il pallone. Abbiamo salvato solo la linea. Non so cosa è successo. Intanto ho messo standard, ragazzi. Mamma mia, brividi. Andrò a fare una sostituzione, credo. Intanto Bardocco. Ento in mezzo. Via la palla, via la palla. Pallocca fuori. Oh, ci stanno dando fastidio. Sostituzione. Sì, Boateng esce, ragazzi. Entra Manuel Nocciolini. Il Nocciola, dai. Al posto del Boa che mi ha deluso. Male Miglietta. Dentro il ragazzino Leonardo Morfeo. Ho solo lui. Vediamo. Il ruolo è centrocampista centrale. Bene, lasciamo automatico. Bene così. Due sostituzioni. Attenzione Camara, punizione fuori. Mamma mia. 87esimo, ultima sostituzione per me. Mentre battono il fallo laterale, esce Calaiò, ragazzi. 6-40. E devo mettere Evacuo. Guardate un po'. Ancora Evacuo, l'ultima gara con noi. Facciamolo salutare al pubblico. Che devo dirvi del Tardini? Ultimi 4 minuti. Tovallocca, Camara, Tumminello. Rubiamo palla, Calaiò. Calaiò tiene. No, guardate che errore Calaiò. Morfeo fa fallo e ci sarà cartellino giallo, credo, per Morfeo. Si avvicina l'arbitro, cartellino giallo. Male Calaiò. Brutto passaggio all'indietro. Tanto ecco la sostituzione. Entra Evacuo. Ancora loro su queste punizioni pericolose. Lulli, Tumminello. La botta, ribattuto. Fallo di Nocciolini. Brutto su Berardocco. Madonna, ragazzi. Ma mi fanno stringere fino alla fine. Berardocco fuori di poco. Che secondo tempo di merda. Mori Berardocco. Sono loro al 90esimo. Camara, Berardocco. Ma guarda tu, Camara. Via Ricci, oggi. No, che errore. Bravo, ha recuperato. Ricci allarga bene per Nocciolini. Nocciolini va sulla destra. Buono, buono il Nocciola. No, fermato a Berardocco.
Mori, Ento, Berardocco, Lulli, Tortolano, attenzione, ma guarda Teo, Lulli, da Camara, Berardocco, la botta, Coric c'è, tranquillo, 91esimo minuto, teniamo. Evacuo si fa anticipare, maledetto. Vallocchia. Coli, grande anticipo. Era ancora Ferrario, Berardocco. Veramente, ma gli ultimi minuti veramente di sofferenza. Lulli, Tortolano, Ricci, bravo. Via la palla, spazza. Ferrario va a riprendere palla. Tanto la pressione di Evacuo. Lancio lungo loro, bene c'è Ricci, senza problemi. Gioca la palla e invece la lancia lunga. Morfeo, di testa. Giorgino anticipato da Mori, peccato. Frison. Stiamo lontani dall'area nostra di rigore. Ento, Lulli. Tortolano. Berardocco. Tortolano, mamma mia. Berardocco. Teniamoli lontani. Pochi secondi, importante sarebbe la vittoria, e finisce 1-0, sì, il gol di Michele Canini, migliore in campo, ci ha fatto esultare ragazzi, torniamo alla vittoria, dopo un piccolo periodo così, torniamo alla vittoria, intanto diciamogli ben fatto, almeno diamo un po' di morale alla squadra. Pagelle, come ho detto, migliore in campo Canini, non hanno giocato male. Anche se Boateng e Calaiò mi hanno un pochino deluso, loro hanno fatto quello che potevano, ultimi in classifica, hanno fatto un gran secondo tempo. E infatti guardate i tiri in porta, loro poco precisi, uno solo nello specchio della porta, ma più tiri di noi. Assurdo questo. Guardate il controllo della palla, possesso 62% San Benedettese, assurdo. Avanti. Intanto siamo sempre ai soliti 12 punti, 44 e 56. Bassano non si ferma, Bassano non si ferma, rivinto ancora, assurdo. 3-0 col Pordenone, assurdo. Bassano incredibile questo campionato. Bene, abbiamo visto anche questa partita. Questa volta vi ho fatto vedere una vittoria di misura, 1-0. Speriamo bene, statemi lì sempre ragazzi, non mi abbandonate con Football Manager 2017, con il Parma, qui al Tardini, Lollos Club, fate il tifo. Perché c'è ancora quasi tutto il girone di ritorno, possiamo, dobbiamo recuperare. Dobbiamo arrivare ai primi per passare subito in Serie B, altrimenti ci sono i playoff. Ma i playoff sono belli tosti. Quindi, spero vi sia piaciuta. La partita è stata abbastanza carina, non mi sono incazzato troppo, per fortuna, grazie. Grazie ai miei giocatori. E che dire ragazzi, un abbraccio. E chi non salta è del Bassano, ricordatevelo sempre, chi non salta è del Bassano. Mi raccomando ragazzi, like se vi è piaciuto e condivisione come sempre. Chi non si è iscritto, si sbrighi, salga sul treno dei vincitori, dai. E quindi il Lollos Club, vai con il Lollo, tutti insieme, amorevolmente. Vabbè, basta con questa pubblicità, vi saluto alla prossima, ciao.